Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro. Io sono Giuliana Ferraino, sono una giornalista della redazione economica del Corriere della Sera. Vi presento i miei ospiti. Abbiamo l'economista Pietro Garibaldi, che è professore ordinario di economia politica presso l'Università di Torino e direttore del Collegio Carlo Alberto, sempre a Torino. Poi abbiamo Yannick van der Borg, professore di scienze politiche all'Università UCL-Louvain. Abbiamo collegato con noi il sociologo Domenico De Masi, professore emerito di sociologia presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, dove è stato preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Prima di iniziare questo dibattito, che sarà dedicato a questo nuovo fenomeno, The Great Resignation o Big Quit, cioè la grande dimissione, questo fenomeno di abbandono del lavoro che ci ha portato alla pandemia, vorrei dare la parola a un gruppo di studenti del liceo Gioberti che ci leggerà un estratto da The Abolition of Work di Bob Black. Prego, ragazzi. Senza tortura dobbiamo abolire il lavoro. Questo non significa che si debba porre fine ad ogni attività produttiva. Ciò vuol dire invece creare un nuovo stile di vita fondato sul gioco. In altre parole, compiere una rivoluzione ludica. Nel termine gioco includo anche i concetti di festa, creatività, socialità, convivialità e forse anche arte. Propongo un'avventura collettiva nella felicità generalizzata, in un'esuberanza libera ed interdipendente. L'alternativa al lavoro non è solo l'ozio. Essere ludici non è essere fancazzisti. Sebbene ritenga molto apprezzabile il piacere del sonnecchiare, questo non è mai così appagante come quando fa da pausa rispetto ad altri piaceri e distrazioni. E non sto nemmeno esaltando quella valvola di sfogo comandata a tempo chiamata tempo libero, lungi da me. Il tempo libero è un non lavoro che esiste in funzione del lavoro. Il tempo libero è tempo impiegato a ristabilirsi dagli effetti del lavoro. Non è altro che il tentativo frenetico e frustrante di dimenticare il lavoro. Molta gente torna dalle vacanze talmente spossata che non vede l'ora di tornare al lavoro per potersi finalmente riposare. La principale differenza tra il lavoro e il tempo libero è che al lavoro, in fin dei conti, sei pagato per la tua alienazione e per il logoramento dei tuoi nervi. Ma il lavoro moderno implica conseguenze ancora peggiori. La gente non lavora in senso proprio, ma svolge delle mansioni. Ognuno svolge continuamente una sola mansione produttiva in forma coercitiva. Anche nel caso in cui il lavoro presenti un certo interesse intrinseco, la monotonia derivante da tale coercizione all'esclusività elimina il suo potenziale ludico. Il senso di degradazione che molti lavoratori sperimentano sul lavoro deriva da un insieme assortito di prevaricazioni, le quali possono essere tutte riassunte nel termine disciplina. La disciplina è un diabolico modo di controllo tipicamente moderno, è un corpo estraneo prima d'ora mai visto e che deve essere espulso alla prima occasione. Tale è la natura del lavoro. Mentre il gioco è esattamente il suo opposto, il gioco è sempre deliberato. Ciò che altrimenti sarebbe gioco si tramuta in lavoro quando diviene un'attività coercitiva. La questione non è se il gioco sia privo di conseguenze. Affermare ciò significa svilire il gioco. Il fatto è che le conseguenze, quando ci sono, hanno il carattere della gratuità. Il giocatore vuole ottenere qualcosa dal gioco. Questo è il motivo che lo spinge a giocare. Ma la ricompensa essenziale sta nell'esperire
quella stessa attività, qualunque essa sia. Esistono, è vero, numerosi ottimi giochi, scacchi, baseball, monopoli, bridge, che seguono regole ben precise. Tuttavia, l'attività ludica comprende molto di più che il gioco normato. La conversazione, il sesso, il ballo, i viaggi, queste attività non seguono regole, ma sono sicuramente dei giochi, se mai ne esiste qualcuno. E delle regole ci si può prendere gioco facilmente, come di qualsiasi altra cosa. Il lavoro si fa beffe della libertà. Il lavoratore è uno schiavo part-time. Il datore di lavoro ti dice quanto lavoro devi fare e a quale ritmo. L'atto di ribattere viene chiamato disobbedienza, proprio come se il lavoratore fosse un bambino impertinente. Chiunque dica che certe persone sono libere, mente o è uno sciocco. Tu sei quello che fai. Se fai un lavoro stupido, noioso, monotono, hai buone probabilità di diventare stupido, noioso e monotono. Siamo così immersi nel mondo del lavoro che non possiamo renderci completamente conto di quanto esso determini la nostra esistenza. Dobbiamo così affidarci ad osservatori esterni, prodotto di altre epoche e di altre culture. Se vogliamo essere in grado di percepire i pericoli e il carattere patologico della nostra presente condizione. Nel nostro passato vi fu un'epoca in cui l'etica del lavoro sarebbe stata incomprensibile. Possiamo solo far ricorso alla saggezza degli antichi se vogliamo collocare il lavoro in una prospettiva storica. Gli antichi considerarono il lavoro per ciò che effettivamente è, ed il loro punto di vista prevalse fino a quando le loro idee non vennero cancellate dall'industrialismo, ma non prima di ricevere l'approvazione dei suoi stessi profeti. Ammettiamo per un momento la falsità della tesi secondo la quale il lavoro riduce l'uomo ad una condizione di insensata sottomissione. E conveniamo ancora che il lavoro non sia così noioso, faticoso e umiliante, come tutti ben sappiamo esso sia nella realtà. Anche se così fosse, la realtà del lavoro mostrerebbe ancora quanto siano derisorie tutte le prospettive a carattere umanistico e democraticistico ad esso connesse. E ciò proprio in quanto esso usurpa una parte così rilevante del nostro tempo. A causa del lavoro, qualunque cosa facciamo, la facciamo guardando l'orologio. Ciò che è libero, nel cosiddetto tempo libero, è nient'altro che un insieme di attività paralavorative, che oltretutto non costano nulla al padrone. Infatti, il tempo libero è dedicato soprattutto a prepararsi al lavoro, a recarsi al lavoro, a tornare dal lavoro, a riposarsi dal lavoro. Possiamo affermare, prendendo a prestito il titolo di un libro, che il lavoro sia un assassino di massa, cioè un genocida. Tra i 14.000 e i 25.000 lavoratori vengono uccisi ogni anno dal lavoro. Oltre i 2 milioni rimangono invalidi e i feriti ammontano a 20-25 milioni ogni anno. A questo computo dei cadaveri, pur così ampliato, occorre aggiungere le vittime dell'inquinamento industriale, del traffico automobilistico, dell'alcolismo indotto dal lavoro e del consumo di droga. Il lavoro, dunque, istituzionalizza l'omicidio come modo di vita. La gente pensava che i cambogiani fossero pazzi dal momento che si sterminavano fra loro in quel modo. Ma siamo noi poi molto diversi. Quello che ho detto finora probabilmente non susciterà grandi opposizioni. Molti lavoratori sono stufi del lavoro. Si manifestano forti e crescenti tassi di assenteismo, dimissioni, furti e sabotaggi compiuti da dipendenti, scioperi spontanei e soprattutto frodi sul lavoro. Ciò può significare che vi è un movimento verso un rifiuto cosciente e non solo viscerale del lavoro. Eppure, l'idea prevalente, universalmente diffusa, sia tra i padroni e i loro agenti, che tra i lavoratori stessi, è che il lavoro sia inevitabile e necessario. Non sono d'accordo,
è possibile fin d'ora abolire il lavoro e sostituirlo, nella misura in cui sia finalizzato a scopi utili, con una molteplicità di attività libere di nuovo genere. Da questo momento tutte le barriere artificiali derivanti da rapporti di potere e di proprietà potrebbero venir meno. La creazione potrebbe diventare ricreazione e potrebbe cessare ogni diffidenza gli uni verso gli altri. Finora non ho nemmeno accennato alla possibilità di ridurre il poco lavoro rimanente tramite l'automazione e la cibernetica. Per quanto mi riguarda, non sono un maniaco della tecnologia. Non vorrei mai vivere in un paradiso fatto di pulsanti. Non desidero robot schiavi che facciano tutto. Voglio farmi le mie cose da solo. Credo che esista spazio per una tecnologia che faccia risparmiare fatica, ma uno spazio modesto. Ciò che essenzialmente vorrei vedere realizzato è la trasformazione del lavoro in gioco. Il primo passo sarà cancellare le nozioni di mansione e occupazione. Anche per quelle attività che presentano già ora qualche contenuto ludico, accade che ne perdano la maggior parte dal momento che esse vengono ridotte ad attività imposte a certi individui e solo a loro, mentre ne vengono esclusi tutti gli altri. Sotto un sistema di festa permanente saremo testimoni della nascita di una nuova età dell'oro del grande dilettantismo, evento che oscurerà l'età rinascimentale. Non esisteranno più lavori, ma cose da fare e persone per farle. Nella reinvenzione della vita quotidiana, la reinvenzione della vita quotidiana significa andare al di là dei margini delle nostre mappe. Se giochiamo bene le nostre carte, possiamo prendere dalla vita molto di più di quanto ci mettiamo, ma solo se giochiamo per davvero. Nessuno dovrebbe mai lavorare. Lavoratori del mondo, rilassatevi. Grazie ragazzi, quindi se ascoltiamo Bob Blake dobbiamo abolire il lavoro e forse per questa ragione che abbiamo questo fenomeno di dimissione di massa, the Great Resignation. Noi sappiamo che negli Stati Uniti negli ultimi 19 mesi ci sono stati oltre 4 milioni di persone che volontariamente hanno abbandonato il proprio lavoro. L'ultimo dato a settembre dice 4,06, abbiamo avuto picchi di 4,3 milioni e anche il tasso di occupazione negli Stati Uniti è sceso di molto. Io volevo chiedere sia all'economista che al sociologo quali sono le cause dietro questo fenomeno nuovo nato con la pandemia. Abbiamo letto che c'è la ricerca di un nuovo equilibrio, che la pandemia ha riportato il tema della salute, di un nuovo equilibrio vita privata, vita lavorativa. Ecco, però iniziamo dall'economista, professor Garibaldi. Grazie, grazie tanto, grazie ai ragazzi, grazie ai circo elettori di averci invitato e ospitato, e ovviamente ai ragazzi per le citazioni che sono molto belle in linea con il tema che si vuole affrontare in questo in questa serata. Voglio arrivare al tema delle grandi dimissioni, ma prendendo dal punto di vista dell'economista, che io sono un scienziato sociale, insomma in particolare un economista, riflettere sul significato di contare i posti di lavoro, che è una cosa che facciamo oggi sul giornale pieno di dati italiani. Questo delle grandi dimissioni è un fenomeno statistico rilevato in particolare negli Stati Uniti con la pandemia, dicevamo. Quindi ovviamente non posso dare un contributo filosofico in senso stretto, non posso dare un contributo davvero sulla storia dell'economia, la storia dell'uomo e dell'Homo sapiens dal punto di vista dello scienziato sociale. Quindi gli economisti sono ossessionati del lavoro come tutti noi, come
come i giornali stessi, quindi al centro del paradigma economico c'è davvero il concetto di lavoro. Da un lato nell'economia classica, quindi per quella che anche che si studia già in parte a scuola e al liceo, quella che va da Smith fino a Marx attraverso Riccardo, si parla di teoria del valore, dove il valore coincide di un bene, coincide con la quantità di lavoro che viene messa, per il valore di un bicchiere, quanto lavoro c'è dentro il bicchiere. Poi l'economia è avanzata nella misura in cui è una scienza ed è oltre questa definizione stretta, e oggi c'è un'economia, quella che si insegna, che in cui però il lavoro è al centro. E forse in questi giorni, riflettendo sulle cose che questo festival vuole affrontare dal punto di vista, ripeto, dello scienziato sociale, dell'economista, viene in mente come insegniamo la base della macroeconomia contemporanea, che si chiama neoclassica, agli studenti ormai in tutto il mondo, con una metafora. E questo ci spiega anche cos'è il lavoro. La metafora è: cosa fa con il suo tempo a disposizione Robinson Crusoe? Che cosa fa in un'isola deserta da solo? Ha del tempo, perché c'è il tempo che è suo, e ha un'isola in cui potenzialmente gli offre da mangiare, non si può non mangiare. Beh, l'economista dice: ha un problema ben definito e deve scegliere in maniera razionale come destinare, visto che lui ha bisogno di consumare. Per gli economisti consumare e massimizzare la propria utilità è un obiettivo finale, ma questo ovviamente è una parodia. Ad ogni modo, la cosa interessante è che Robinson deve dividere il tempo tra attività che gli permettono poi di consumare. Pensate anche appunto a Robinson stesso, che deve in qualche modo o andare a cacciare, se ha bisogno di cacciare, oppure prendere le mele dall'albero, prendere i frutti, nella misura è solo, e quindi ha un problema razionale di allocazione del tempo. Quindi evidentemente avrà del tempo in cui passa a non lavorare, e diciamo a non lavorare, del tempo passa a lavorare perché gli permette di consumare e fare le altre cose a cui si vuole dedicare. E però questo è essenziale. Quindi esiste un problema insito nell'homo economicus, visto così, e quindi questo lavoro è necessario, è un male necessario, ma sostanzialmente un male anche per sopravvivere, per consumare, e nel caso di Robinson per massimizzare l'utilità. Ovviamente l'utilità è una parodia che hanno gli economisti, ma il problema è interessante ed essenziale. E di fondo cosa ci fa capire anche? Che non c'entra niente con il lavoro che tutti abbiamo, ed era tantissimo insito in tutte queste citazioni dei ragazzi, il lavoro che è quello che abbiamo con sudore, con fatica, nella concezione industriale, se volete, del capitalismo. Il capitalismo esiste solo da 200 anni, mentre il lavoro è un concetto per le scienze sociali, anche per l'economia, molto più profondo. E di fondo c'è anche una definizione, esiste una storia del lavoro recente da un libro sulla storia del genere umano, quindi con un approccio un po' antropologico, che dice che il lavoro alla fine è qualunque sforzo che aumenta il valore d'uso a beni e servizi, e quindi include anche cantare, decorare la casa, fare giardinaggio, pulire la casa, aggiustare vecchi giocattoli. Tutti questi sono lavori tanto nobili quanto il lavoro che si fa presso come salariati o presso un ufficio. Dal punto di vista dello scienziato sociale sono esattamente la stessa cosa, quindi non è che non sia non lavoro quello. Questo è veramente importante, perché se è così, anche pensiamo nella storia del genere umano, nella storia dell'Homo sapiens, quello noi siamo, no? Anche gli altri animali, noi siamo dei sapiens, anche gli altri animali passano del loro tempo a cacciare in qualche modo per dedicare tempo poi al resto della giornata. L'Homo sapiens, se guardiamo nella sua, l'Homo sapiens per circa 9 decimi della sua esistenza è vissuto come raccoglitore e cacciatore. Quello è il paradigma tipico dell'Homo sapiens, in cui doveva dividere questo rapporto tra tempo in attività informali, nulla lontano anni luce da questa concezione del lavoro che va. Però aveva questo problema, un problema essenziale nella natura del genere umano. E solo, diciamo, negli ultimi 100, 150 anni, 200, vi è questo problema. E quindi abbiamo anche creato delle statistiche assurde che sono figlie di questo problema. Perché l'esempio più bello è: cosa succede se un membro di una famiglia rinuncia al lavoro, come lo intendiamo, sta a casa per accudire i figli? Quello che succede è che le statistiche del lavoro diminuiscono,
Per cui diciamo che questa persona è fuori dalla forza lavoro. Invece ho appena detto che questo è un lavoro assolutamente nobile quanto l'altro, se abbiamo una visione un po' più profonda, un po' più filosofica del lavoro. E questo è così per gli scienziati sociali, ma io penso che, e qui arriviamo alla grande depressione, poi cerco anche di concludere, ci voleva un qualcosa di un vero shock per far capire all'uomo occidentale che tutto sommato il modello che stava inserito, in cui bisognava andare in ufficio, in fabbrica, e l'unico lavoro è quello del sudore, questo lavoro che ha connotazioni così strane, e passare ore e ore a fare il commuting, come si dice in inglese, insomma, per trasferirsi da casa al lavoro, è insensato. E questo shock è stato la pandemia. La pandemia di fondo ci ha trasformato tutti quasi in dei Robinson Crusoe, che sono il modello che gli economisti in maniera divertente hanno creato, perché eravamo a casa da soli, c'era un'interazione familiare e grazie a tecnologia che esistevano, però siamo diventati esperti di Zoom e di simili tecnologie, dovevamo decidere quando iniziare magari guardare un film, che era un lavoro, quando fare invece magari un po' di giardinaggio che poteva, quando lavare i panni, quando stare connessi al video. E questo in qualche modo ha riscoperto un problema tipico che ha, esistenziale, l'Homo sapiens, e in qualche modo naturale. E forse se questo è avvenuto, nel vecchio mondo non ci vuole tornare. Ovviamente è necessario sopravvivere, è necessario avere risorse, e in America sembra ancora più clamoroso, ma l'idea del telelavoro ormai non tornerà più indietro. Nella misura in cui è possibile si continuerà, e alcuni settori ovviamente più facile che in altri. Quindi fortunatamente, prendiamo le cose positive, adesso che la pandemia sta, tutto ciò è veramente un bene, perché in qualche modo aiuta l'uomo occidentale a trovare un nuovo equilibrio. Qual è il nuovo equilibrio? Che comunque sia, bisogna sopravvivere e bisogna comunque trovare beni e servizi, ma ci permette di ragionare in termini forse più profondi, ed è anche una cosa ben augurante. Grazie. Grazie professor Garibaldi. Professor De Masi, qual è la sua lettura sociologica? Perché questo fenomeno lo stiamo vedendo un po' anche in Italia. Io nel mio piccolo ho una collega di 39 anni che la nostra redazione ha deciso di licenziarsi senza nessun motivo. Come interpreta lei questo fenomeno, per cui, guardi che in America, lei ride, in America ci sono 10,7 milioni di posizioni non coperte. Adesso uno può dare diverse letture. Il presidente della Fed l'altro giorno ha detto perché ci sono state centinaia di morti di persone ancora in età lavorativa per il Covid, ci sono stati grandissimi, cioè un'accelerazione formidabile dei prepensionamenti anche negli Stati Uniti, c'è stato un rallentamento dell'immigrazione. Però c'è un dato di fatto, ci sono ogni mese più di 4 milioni di persone che se ne vanno dal loro lavoro. Ci dica la sua versione. Intanto dico che la lettura fatta dagli studenti, proprio la sottoscrivo parola per parola, anzi dico di più, in un mio vecchio libro, questo è del 99, l'ultimo capitolo diceva praticamente quelle cose lì. Le dicevo non per la situazione del 99, ma per quella che si sarebbe verificata man mano negli anni successivi, il che sta avvenendo in modo puntuale praticamente. Per cui il fenomeno delle grandi dimissioni, fenomeni analoghi di vario genere che si stanno verificando, diciamo, non mi colgono di sorpresa, non mi colgono impreparato. Me lo aspettavo e credo che la cosa si accentuerà negli anni prossimi, tanto più che le imprese non se ne accorgono, non sanno spiegarlo, e quindi non accorgendosene, non sapendolo spiegare, accentuano il fenomeno. E l'altra cosa che mi preme dire è che il lavoro non è stato sempre così. Il lavoro per migliaia di anni è stato un fatto proprio come quello descritto da Bob Blake, pari pari. Blake sembra che quasi che traduca pari pari Aristotele. Vi leggo questo brano della Politica di Aristotele. Si dovrebbe rifiutare la qualifica di cittadino a tutti coloro che hanno bisogno di lavorare per vivere. La città perfetta non darà la cittadinanza all'operaio. Non è possibile praticare la virtù politica conducendo la vita di un operaio o di un salariato.
noi chiamiamo mestieri operai quelli che alterano le disposizioni del corpo e lavori retribuiti che impediscono allo spirito ogni elevatezza e ogni agio. Poco dopo, sempre nello stesso libro, Aristotele scrive: è perfetto solo il cittadino che è libero dai compiti necessari che vengono sbrigati da servi, da artigiani e da braccianti. Sempre nello stesso libro, Aristotele dice: la guerra deve essere in vista della pace, l'attività in vista dell'ozio, le cose necessarie e utili in vista delle cose belle. Ora, siccome è una persona raffinatissima, Aristotele si rende conto del paradosso, cioè come una democrazia perfetta come era quella ateniese dell'epoca di Pericle, che dice queste cose e poi ha 150.000 schiavi. Come si giustifica tutto questo? E Aristotele dice: noi abbiamo gli schiavi per il semplice fatto che non abbiamo i robot. Se avessimo i robot non avremmo bisogno degli schiavi. La frase autentica dice: se ogni strumento riuscisse a compiere la sua funzione dietro a un comando, e quindi è un robot, o addirittura prevedendolo in anticipo, cioè intelligenza artificiale, se le spole tessessero da sole sui telai e i plettri suonassero da soli sulla cetra, allora i capi artigiani non avrebbero bisogno di operai, né i padroni avrebbero bisogno di schiavi. Quindi la situazione che si va prospettando a noi è quella dell'Atene di Pericle, dove al posto dei 150.000 schiavi, che erano esseri umani ritenuti, diciamo, ormai resi bestie dalla riduzione in schiavitù, quella situazione si ripete con gli schiavi meccanici. I latini avevano tre tipi di strumenti: l'instrumentum vocale, che era lo schiavo, l'instrumentum semivocale, che era il bue, l'asino e così di seguito, e l'instrumentum non vocale, che era la zappa, l'aratro e così di seguito. Ecco, una casalinga oggi in Italia o negli Stati Uniti, cioè nei paesi più avanzati, ha tecnologie tra cucina e altre stanze paragonabile a 33 schiavi, 35 schiavi dell'epoca greca. I greci avevano 8 schiavi a testa. Come mai con 8 schiavi a testa i greci non lavoravano, i greci liberi, ma si dedicavano all'atletica, alla filosofia e alla politica? E noi invece con 35 schiavi continuiamo ancora a lavorare? È semplice, perché i greci non avevano il consumismo. Non avendo il consumismo non avevano bisogno di questa gara continua di ammazzarsi di fatica in fabbrica per correre poi ad ammazzarsi di consumo nei supermercati. E tutto questo praticamente è passato inosservato fin quando la pandemia non ha regalato 2 anni di meditazione a tutti noi, che non abbiamo mai avuto tempo per meditare. E allora questo splendido virus, arrivato non a caso dalla Cina, ci ha costretto a 2 anni di riflessione. Se la riflessione fosse durata una settimana, neppure Brunetta avrebbe capito che cosa è il telelavoro. Ma essendo durato 2 anni, pure gli imprenditori, pure i maggiori luddisti tra di loro, eccetera, hanno dovuto capire che il lavoro sta cambiando e che sta diventando una cosa completamente diversa. Certo, il fenomeno della grande dimissione è un fenomeno limite, ma è un limite oggi. Credo di poter prevedere che nei prossimi anni si accentuerà sempre di più in tutti i paesi che hanno più di 15-20.000 dollari pro capite di prodotto interno lordo. Per ora si manifesta in paesi che hanno più di 30.000 dollari pro capite di prodotto interno lordo, ma man mano sicuramente si estenderà.
L'Italia in questo momento ha $34,000 di PIL pro capite, per cui il fenomeno comincia a sfiorarci, ma sicuramente lo sarà sempre di più. Questo per quale motivo? Beh, per il motivo che intanto il lavoro diminuisce proprio quantitativamente. Nel 1901 gli italiani erano 40 milioni. Allora si lavorava 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, per cui questi 40 milioni di italiani, gli adulti tra questi 40 milioni di italiani, nel loro insieme lavorarono 70 miliardi di ore. Oggi noi siamo 60 milioni, cioè siamo 20 milioni di persone in più, e in un anno lavoriamo 40 miliardi di ore. Cioè siamo 20 milioni in più, lavoriamo 40 miliardi di ore in meno e produciamo centinaia e centinaia di volte di più. Perché? Perché un uomo armato di computer produce molto più di un uomo armato di zappa. Questo che cosa comporta? Intanto comporta che il lavoro, che per i nostri trisavoli era la metà della vita, vivevano in media 400.000 ore e lavoravano 200.000 ore, ora è un decimo della vita, perfino per un milanese, non dico per uno come me napoletano, anche per un milanese operoso il lavoro è 70.000 euro nella 70.000 ore nella vita contro 700.000 ore di vita. Quindi anche il più laborioso dei lavoratori, nel migliore dei casi, lavora un decimo della vita. Questo significa che se noi riscrivessimo il primo articolo della Costituzione italiana, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, dovremmo dire l'Italia è una repubblica democratica fondata su un decimo della vita. E come si vede, questo sarebbe un paradosso. Ma questo cosa significa? Che il lavoro, che era totalmente identitario, cioè che il lavoro che costituiva la base dell'identità della vita di ogni cittadino, oggi costituisce un decimo della sua identità. Ci sono altri elementi come la famiglia, come i figli, come le amicizie, come lo sport, come il tempo libero, come la cultura e così di seguito, che costruiscono l'identità dell'individuo, per cui sempre di meno sarà necessario scrivere sul biglietto da visita avvocato, ingegnere, architetto, e sempre di più sarà necessario scrivere quello che si fa nel tempo libero. D'altra parte noi abbiamo avuto anche un presidente del Consiglio che ha passato più guai nel tempo libero che non nel tempo di lavoro. Quindi il tempo libero è una entità identitaria per tutti noi. L'altra modifica che si è avuta è nella composizione del lavoro. Nella metà del Novecento, nella metà dell'Ottocento, la città più industrializzata del mondo era Manchester. Bene, a Manchester il 94% di tutti i lavoratori erano operai. Impiegati, manager, artisti, scienziati, intellettuali, tutto il resto erano appena il 6% della popolazione. Oggi tra i nostri lavoratori qual è la situazione? Il 25% è di operai, il 25% è di impiegati, il 50% è di creativi. Naturalmente la creatività ha bisogno di contesti completamente diversi dal lavoro esecutivo. Mentre il lavoro esecutivo ha bisogno della catena di montaggio meccanica o della catena di montaggio burocratica, la creatività ha bisogno di stimoli. Un creativo può avere un'idea, che so, pensiamo a un pubblicitario, mentre in ufficio, ma è difficilissimo che abbia idee in ufficio. Le avrà mentre è al cinema, mentre fa l'amore, mentre dorme, nel dormiveglia. Perché il creativo lavora 24 ore su 24 oppure non lavora mai. Dipende da cosa intendiamo praticamente per lavoro. E perché questo? È perché il lavoro o è strumentale, diciamo noi sociologi, cioè o è qualcosa di penoso che però ci occorre fare come strumento per fare altro, come strumento per esempio per mantenere la famiglia, come strumento per mantenersi agli studi e così di seguito, o è espressivo. Espressivo significa che mi consente di esprimere la mia personalità. Naturalmente l'ideale è quando è espressivo e strumentale al tempo stesso,
quando per esempio è creativo, è ben pagato. Quindi mi avvio alla fine. Praticamente il rapporto tra l'individuo e il lavoro è completamente mutato. Se ne accorgono chi? Se ne accorgono i giovani che non hanno ancora lavorato, che non sanno che cosa li aspetta, ma sanno a che cosa puntano. Sembra molto probabile che in un colloquio di selezione un giovane chieda al selezionatore: ma nella vostra azienda si fa smart working o no? Perché se non si fa smart working preferisco andare altrove. E quindi c'è un rapporto completamente nuovo tra digitali e analogici, dove i digitali sono le persone come me, cioè di una certa età, con scarso rapporto con la tecnologia, con la paura di tutto, degli immigrati, dei gay, di tutta questa roba qui, e i digitali, gli analogici, e i digitali sono persone che hanno una vita molto molto più ariosa, diciamo, con maggiore flessibilità, e che vedono il lavoro come una delle opzioni, ma non l'opzione fondamentale della vita. Mentre gli analogici sono stati educati a puntare tutto sulla soddisfazione dei bisogni quantitativi, i bisogni quantitativi secondo Agnes Seller sono tre: sono il bisogno di ricchezza, il bisogno di possesso di beni e bisogno di potere. Ebbene, i digitali sono più abituati a valutare i bisogni qualitativi, cioè bisogni che sono costituiti dalla possibilità di introspezione, di amicizia, di amore, di gioco, di bellezza, di convivialità. Ecco, questi due blocchi di bisogni, quelli quantitativi e quelli qualitativi, sono frontalmente contrapposti tra di loro. Un numero crescente di persone opta per i bisogni qualitativi anche a scapito di quelli quantitativi, cioè preferisce avere tempo per sé, preferisce avere sicurezza, sia pure con scarso consumismo, preferisce avere il silenzio, preferisce avere i rapporti umani molto più intensi, e così di seguito. Io credo che questa opzione di alcuni digitali di oggi sarà il prossimo futuro, e quindi ci si deve preparare a questo come a una eventualità positiva, non come una eventualità negativa. È praticamente quello che prevedeva già nel 1930 Keynes. Keynes nel 1930 scrisse una deliziosa conferenza, tenne una deliziosa conferenza in cui prevedeva che i suoi nipoti, cioè quelli che entreranno nel mercato del lavoro nel 2030, quindi fra 8 anni, lavoreranno 15 ore alla settimana. Il poco lavoro che ancora rimane, dice, sarà distribuito fra quanta più gente possibile. Turni di 3 ore e settimane lavorative di 15 ore possono tenere a bada il problema per un buon periodo di tempo, e ritiene che a quel punto il vero problema non sarà più quello del lavoro, ma sarà quello del tempo libero, perché quando avremo molto tempo libero la nostra identità si esplicherà nel tempo libero. E termino con una frase ancora di Keynes, che dice che riducendosi fortemente l'orario di lavoro, operando la dismissione di cui stiamo parlando, per la prima volta nella sua creazione l'uomo si troverà di fronte al suo vero costante problema: come impiegare il tempo libero che la scienza e l'interesse composto gli avranno guadagnato per vivere bene, piacevolmente e con saggezza. Grazie, professor De Masi. Io adesso le rubo la battuta di Aristotele, perché se le persone libere non devono lavorare, hanno bisogno di un reddito di cittadinanza. Noi qui abbiamo un grande esperto, trovate anche il suo libro qui fuori per il mulino, si chiama Reddito di base. Ecco, ma quali sono le caratteristiche di questo strumento che in apparenza
e rivoluzionario e che però, al di là delle prese di posizione ideologiche, ha dato una grande mano durante la pandemia, quando tante fasce della popolazione fragile lo hanno usato per sopravvivere. Professor Yannick van der Borre. Grazie, merci pour votre invitation et merci de m'autoriser à parler français, mes excuses de ne pas pouvoir le faire en italien. Alors, peut-être la première chose à dire, c'est que la radicalité de cette idée, elle tient précisément à ce que, pour la première fois dans l'histoire, nous aurions un revenu garanti qui serait déconnecté de l'emploi, puisque ce qu'on a dit jusqu'à présent est tout à fait correct. Mais bien sûr, même si le temps de travail diminue et le temps libre augmente, notre revenu reste toujours lié au travail. Et la radicalité de cette idée, c'est de déconnecter le revenu et le travail. Sì, innanzitutto, grazie per l'invito, grazie per consentirmi di parlare in francese. Voilà, mi sentite? Sì. Grazie per l'invito, grazie per consentirmi di parlare in francese perché non sono in grado di appunto parlare in italiano. Direi che forse la radicalità di questa idea è che per la prima volta nella storia noi abbiamo staccato il reddito garantito dalla concezione del lavoro, perché se è vero, come è stato detto, che il tempo che è dedicato al lavoro si riduce mentre aumenta il tempo libero, abbiamo sempre la concezione che il reddito sia legato al lavoro. Quindi per la prima volta noi stacchiamo l'idea del reddito dalla idea del lavoro. Alors pour être clair, je dirais qu'il y a trois caractéristiques du revenu de base qu'il faut garder à l'esprit et celle qui nous intéresse le plus ce soir, c'est la troisième de ces trois caractéristiques que je vais mentionner. Alors la première, c'est que le revenu de base est un revenu individuel. C'est un droit qui est accordé aux individus et non pas, qui ne tient pas compte de la composition de la famille comme le font les minima sociaux actuels. Hein, quand on est cohabitant, quand on vit avec quelqu'un qui a des ressources, on n'a pas droit à un revenu aujourd'hui. On aurait droit à un revenu de base puisque c'est un droit individuel. Dunque, ci sono tre caratteristiche del reddito di base e di queste tre caratteristiche la terza è la più importante. La prima caratteristica del reddito di base è che si tratta di un reddito individuale, cioè è un diritto individuale e non è legato, per esempio, alla composizione familiare, diversamente da quello che succede, per esempio, con gli aiuti sociali che sono legati, appunto, per esempio, alla composizione della composizione familiare, per cui in certi casi non si ha diritto a beneficiare appunto di questi aiuti. La deuxième caractéristique, c'est l'universalité. C'est pourquoi en français, par exemple, nous disons revenu universel. L'universalité, c'est-à-dire que ce droit au revenu est accordé à tous, aux riches comme aux pauvres. C'est une caractéristique qui est très controversée, on pourrait en reparler longuement, mais elle est très importante parce qu'elle permet d'avoir en permanence pour chacun et chacune une sécurité du revenu. La seconda caratteristica è che si tratta di un reddito universale, cioè l'universalità di questo reddito di base. In Francia diciamo appunto che è un reddito universale e quindi che viene garantito sia ai ricchi che ai poveri. E questa è una caratteristica un po' controversa, ne potremo parlare a lungo, ma è una caratteristica molto importante perché questa garantisce sicurezza appunto a tutti. Mais la caractéristique la plus controversée, c'est la troisième. C'est le découplage entre la volonté de travailler ou le fait de travailler et le revenu. Donc le revenu de base est payé à toutes et tous sans aucune exigence de contrepartie, sans obligation de travailler, sans obligation de chercher un emploi, sans obligation de contribuer socialement à une activité qui serait présumée utile. Donc c'est là que réside sans doute l'inconditionnalité la plus radicale du revenu de base, c'est cette absence d'exigence de contrepartie.
Infine arriviamo alla terza caratteristica del reddito di base, cioè che il reddito di base è slegato al lavoro, è slegato al, appunto al fare un lavoro. Il reddito di base viene riconosciuto, viene versato a tutti senza che l'individuo debba dare una contropartita, quindi non c'è obbligo di lavorare, non c'è obbligo di cercare un lavoro, e quindi è questa incondizionalità, no, che è fondamentale nel reddito di base, perché appunto il reddito di base viene garantito, viene riconosciuto senza che l'individuo debba come contropartita dare qualcosa, quindi l'obbligo di appunto di cercare un lavoro o di fare un lavoro. Potentiellement, cette troisième caractéristique peut évidemment faciliter la grande démission dont nous parlons ce soir. La grande démission, en réalité, elle est, à mon sens, très inéquitablement distribuée. Certains peuvent se permettre de démissionner parce qu'ils ont des ressources par ailleurs, d'autres ne le peuvent pas. Et on pourrait lire cette troisième caractéristique comme distribuant plus équitablement la possibilité de quitter un emploi qu'on trouve insuffisamment prometteur, insuffisamment attractif, pour faire autre chose, sans qu'on soit obligé de faire ce que l'État ou une entreprise nous impose. Questa terza caratteristica quindi può in qualche modo facilitare le grandi dimissioni, cioè l'argomento di cui stiamo parlando appunto stasera. E queste grandi dimissioni sono, come dire, un fenomeno che riguardano appunto la distribuzione, nel senso che alcuni possono permettersi di lasciare il lavoro perché hanno altre fonti di reddito, hanno altre risorse, mentre altri no. Quindi il fatto di poter concedere il reddito di base può in qualche modo agevolare una maggiore distribuzione, una distribuzione più equa di queste condizioni, perché in questo modo si può dare a tutti la possibilità di lasciare il proprio lavoro, che può essere non soddisfacente, per fare cose diverse e non essere soggetti a nessun obbligo da parte dello Stato o da parte dell'impresa. Donc là, l'idée est présentée de façon très schématique, évidemment, et très rapide. Vous avez un très bon livre sur le sujet, si vous le souhaitez. Je voudrais terminer par deux points concernant l'histoire de cette idée qui est déjà assez ancienne. Le premier point, c'est que depuis l'origine du débat au 19e siècle, on a l'idée, défendue par une série de penseurs, que ce revenu de base, c'est en fait une fraction d'un héritage commun. L'humanité a hérité de savoir-faire, de technologies, de ressources. Et l'institution de la propriété privée a permis à certains d'avoir une fraction plus grande que d'autres, certains même qui n'ont rien. Et l'idée, c'est que, première idée donc qu'on retrouve dans toute l'histoire du débat, c'est de donner à chacun une fraction de cet héritage commun, de façon inconditionnelle. Dunque, questo semplicemente per darvi un'idea molto schematica, molto rapida di quella che è l'idea appunto del reddito di base. Fuori appunto c'è il mio libro che, se volete, tratta l'argomento in maniera molto approfondita. Per concludere però vorrei tracciare una breve storia di questa idea del reddito di base. E l'idea, diciamo così, è nata durante il XIX secolo e si basa sul fatto che questo reddito di base rappresenta, come dire, una parte di quella che è l'eredità comune che l'uomo ha ricevuto nel corso della storia, e questa eredità comune riguarda la tecnologia, riguarda le risorse, e la proprietà privata ha fatto sì che alcuni avessero, come dire, più parte in questa eredità rispetto ad altri, e il reddito di base mira quindi a dare a tutti una parte di questa eredità comune. Et le deuxième élément que je voudrais retirer de cette histoire assez longue et qui est aussi permanent certainement au XXe siècle, c'est l'idée que les machines vont remplacer les humains, ou que l'automation va remplacer le travail humain.
Dans les années 60 aux États-Unis, par exemple, de nombreux économistes prédisent que le travail va devenir de moins en moins nécessaire, que la machine va remplacer l'homme et que donc il faut déconnecter le revenu de l'emploi. Alors, ça fait écho évidemment à la discussion que nous avons aujourd'hui, mais ça permet aussi de relativiser les prédictions que nous entendons sur la disparition du travail et le remplacement de l'homme par la machine. Il n'est pas arrivé, ce remplacement, dans les années 70, il n'est pas arrivé dans les années 80, et je pense qu'il n'arrivera pas non plus dans les décennies qui viennent. Sì, il secondo elemento di questa lunga storia, e arriviamo quindi anche al XX secolo, è che le macchine sostituiranno l'uomo, l'automazione sostituirà il lavoro dell'uomo. Durante gli anni 60 e a partire dagli anni 60 il lavoro è diventato sempre meno necessario, le macchine appunto hanno sostituito in parte l'uomo e il lavoro dell'uomo, però appunto nel corso del tempo si è sviluppata sempre di più quest'idea di slegare il concetto di reddito e il concetto di lavoro. In questo modo relativizziamo l'idea che appunto l'uomo sarà sostituito dalle macchine. Non è successo negli anni 80, non è successo negli anni 90, non succederà neanche in futuro. Grazie professor Van der Borg. Io vorrei tornare al professor Garibaldi. Allora, anche in Italia vediamo che ha iniziato questo fenomeno di dimissioni, anche se con numeri più bassi. Però ieri l'Istat ha pubblicato dei numeri che ci hanno sorpresi. L'occupazione italiana, il numero di occupati ha raggiunto il 60,5% e soltanto un anno fa era il 58,2%. È il livello più alto dal 77, cioè da quando l'Istat fa le serie storiche. Vuol dire che in un mese, a ottobre, gli occupati sono cresciuti di 82.000 unità e di 496.000 in un anno. Siccome ci dicono che i dati, che l'economia è infrenata, che abbiamo questa tremenda emergenza energetica, l'inflazione alta, lei come se li spiega questi numeri che sembrano davvero sorprendenti? Allora, prima in due modi, con due semibattute. Uno, che se mi avessero chiesto ieri una previsione avrei detto numeri molto più bassi, avrei detto, quindi non avrei previsto per tutto l'anno 500.000 posti di lavoro, che è impressionante, no? Pensate al famoso milione posti di lavoro, che sono 500.000 posti, nuovi posti di lavoro in un anno, è cresciuto in quest'ultimo trimestre anche più di 100.000, è un numero che quasi nessuno si aspettava. La seconda è che gli economisti sono quegli scienziati che ti spiegano domani come mai quello che non hanno previsto ieri non è successo oggi. Questo è, ecco, in questo caso non sappiamo neanche spiegare domani come mai è successo. Quindi è cosa. No, è davvero un fenomeno difficile da spiegare, ovviamente positivo. Non sono cambiati i metodi in parte, solo una cosa. Non è un fenomeno statistico. A volte quando si sono così chiare bisogna stare attenti se non sono cambiati i criteri con cui misuriamo il fenomeno, perché chiaramente la prima parte dell'anno è comunque ancora un rimbalzo dalla pandemia, no? Però ormai abbiamo anche superato i famosi 22 milioni e passa di posti che avevamo prima del 2020, quindi il 2020 è un anno in cui tutti i lavori a termine sono crollati. Altro dato incredibile è che sono lavori a tempo indeterminato, non sono a termine. Sono stabilizzazioni, sì, di contratti a termine. Sono molte stabilizzazioni di contratti a termine, beh, non solo, perché erano già occupati quello, sono nuovi, sono posti in più, sono nuovi. Quindi c'è stato il crollo del 2020 e poi c'è il rimbalzo, non esattamente come un pallone che cade e poi a un certo punto torna. Abbiamo superato quel livello, che è un'ottima cosa. L'economia all'inizio dell'anno è cresciuta, ma adesso ci sono tutte le sensazioni che ci avviciniamo, con l'inflazione così elevata, con la banca centrale che sta vicino ai tassi, a un 2023 che le previsioni, ahimè, per il tempo che lasciano, dicono che comunque non ci sarà tanta crescita, quasi nel 2023 o quasi zero. Quindi questo è un fenomeno molto positivo. L'unico fenomeno statistico che potrebbe in parte spiegare e riguarda la cassa integrazione, che negli ultimi anni i lavoratori in cassa integrazione per più di due mesi sono considerati inattivi,
Quindi se questo assolutamente la cassa integrazione, che c'è stato tantissimo con la pandemia, è venuto meno, quindi parte di questi nuovi posti di lavoro sono di fondo questa uscita dalla cassa integrazione, anche se può spiegare probabilmente un 50-60 mila, quindi non così tanto dell'anno. Il fatto che lavori a termine, che i lavori a termine sono così pochi, potrebbe essere, nella misura in cui sono un porto di entrata, quasi un elemento di pericolo, che non sono più la pipeline, non sono più in qualche modo l'inizio dell'imbuto verso l'occupazione stabile. Se effettivamente il lavoro a tempo determinato è un porto di entrata per andare poi in un posto sicuro, il fatto che siano così pochi potrebbe per assurdo essere anche un pericolo. Rimane una buona notizia, inaspettata, ovviamente vedremo poi nei prossimi mesi. Il merito di questo fenomeno probabilmente ha aiutato anche le politiche fatte dopo la pandemia. Il governo nuovo è un merito, secondo me, dei governi in parte degli ultimi anni. Dire che continua così, direi di no, perché è molto difficile. Vi è una piccola regola fondamentale, che per ridurre l'inflazione, quello che si chiama il tasso di sacrificio, quanto costa in termini di occupazione, una cosa che si insegna, la riduzione dell'inflazione, il sacrifice ratio si chiama, il tasso di sacrificio, e diversi punti in genere, no? Quanto deve aumentare la disoccupazione per far diminuire l'inflazione? L'inflazione in questo momento è decisamente alta, quindi non sarà molto difficile ridurre l'inflazione senza una diminuzione di posti di lavoro, se pensiamo alla storia economica degli ultimi 30-40 anni. Detto ciò, tutto questo è quello che contare teste, contare cosa, che secondo me va un pochino oltre questa idea di pensare al lavoro in maniera un po' più nobile, indipendentemente dal quanti sono considerati, perché questi sono occupati non a casa, ma sono occupati in fabbrica, in ufficio, sono i posti di lavoro tradizionali. Grazie. Grazie professor Garibaldi. Vorrei tornare da lei, professor De Masi. Stamattina il Censis ha pubblicato il nuovo rapporto del 2022 sulla società italiana, e tra i vari numeri hanno dato due numeri che mi sembrano molto interessanti, e per legarli al lavoro. Hanno detto che fra due decenni, quindi fra 20 anni, ci sarà una persona su tre di oltre 65 anni. E poi c'è anche un numero sulla scuola. Negli ultimi 5 anni gli studenti sono diminuiti da 8,6 a 8,2 milioni, però fra 20 anni ci saranno 2 milioni di studenti in meno. 2 milioni di studenti in meno vuol dire in prospettiva 2 milioni di lavoratori in meno. Quindi più che abolire il lavoro, mancheranno i lavoratori per eseguire il lavoro. Ecco, ma quali sono, visto che questa è un grido di allarme che noi sentiamo da tanto tempo, come si fa a interrompere questa emergenza demografica? Quali sono le politiche più urgenti? Insomma, mi viene in mente l'immigrazione, la famiglia, ma lei cosa ci suggerisce? Come legge questa emergenza? Sì, mi lasci dire anche qualcosa a proposito dell'occupazione. Nel 2001, cioè 21 anni fa, l'occupazione in Italia era al 57,1%. Da allora sono entrate in vigore le leggi Biagi, sono stati istituiti e tolti i voucher, è stato ridotto il cuneo fiscale, è stato abolito l'articolo 18, è stata azzerata l'IRAP, è stato introdotto il Jobs Act con tutta la serie di oltre 20 miliardi di incentivi alle imprese, è stato introdotto il reddito di cittadinanza anche per quei lavoratori che guadagnavano poco pur lavorando, è stata fatta una serie di spese di non meno di 80 miliardi per incentivare l'occupazione, e l'occupazione in 21 anni è passata dal 57,1 al 60,5%. Quindi questo trionfalismo dell'aumento dell'occupazione è ridicolo, perché siamo comunque il penultimo in Europa, anche al 60,5%.
Si pensa che nel frattempo la Germania è passata al 79%, dando meno soldi alle imprese rispetto a quello che ha fatto l'Italia. Ma poi quando noi diciamo il 60,5%, diciamo la media. In Sicilia l'occupazione è al 41%, non so se è chiaro, è a livelli proprio da ultra terzo mondo. Quindi l'occupazione è ancora scandalosamente bassa in Italia e uno dei motivi è che noi lavoriamo 1800 ore all'anno, mentre in Germania si lavora 1400 ore all'anno. Se noi avessimo lo stesso orario di lavoro della Germania, se noi lavorassimo 1400 ore all'anno, avremmo la bellezza di 6 milioni di posti in più. Cioè, però non sono tutti posti grandissimi. Mi ricordava l'economista, ci sono i mini jobs in Germania. No, ci sono in Italia, non in Germania. Quando dico 79% è escluso i mini job. Ero preparato a questa obiezione perché di solito me la fanno quando dico questa cifra. Comunque, detto questo, secondo me bisogna rivedere un po' quel nostro entusiasmo, soprattutto alla luce delle differenze scandalose che ci sono tra zona e zona del paese. Detto poi, passando poi al problema che diceva lei giustamente e metteva in luce il Censis, vede, noi fra 10 anni avremo 1.800.000 italiani in meno. Nel frattempo avremo nel mondo 1 miliardo in più di esseri viventi. Quindi se guardiamo in modo sovranista la questione demografica come italiani, i quali debbono badare alla loro natalità, e allora saremo 1 milione qualcosa in meno. Ma se guardiamo al pianeta nella sua interezza, avremo 1 miliardo di persone in più. Tra l'altro, di questo miliardo, un numero enorme sarà in Africa, cioè sarà nella sponda accanto alla nostra, facendo un'enorme pressione su di noi. Quindi io direi che di tutte le preoccupazioni, l'ultima da avere è quella della mancanza di braccia per lavorare. Fra 10 anni gli italiani non vorranno fare alcuni lavori, gli africani li vorranno fare. Siamo fortunati del fatto di essere porosi. Se saremo porosi e non faremo una politica, diciamo, di eliminazione dei flussi migratori. Grazie, professor De Masi. Vorrei tornare al reddito di cittadinanza o di base, come lo chiama il nostro professor Vandenborg. Uno dei grandi ispiratori di questo strumento che ha definito radicale è André Gorz, che distingue il reddito da lavoro dipendente e il lavoro autonomo, lavoro eteronomo o autonomo. Ma perché è importante questa distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo? Alors, je dois vous dire que en préparant la rencontre de ce soir, sachant que je venais au cercle des lecteurs, j'ai décidé de me replonger dans les livres du philosophe André Gorz, qui est mort en 2007, dont certains livres, je pense, sont traduits en italien. Et j'ai trouvé que c'était inspirant et que ça faisait très clairement écho au texte qui a été lu par les étudiants tout à l'heure. Et je vais vous en dire quelques mots. Sì, vorrei dire innanzitutto che siccome venivo qui stasera, questo incontro, questa tavola rotonda si trova al Circolo dei Lettori, allora prima di venire qua io mi sono ripiombato nella lettura dei testi di Gorz, che è morto nel 2007, e alcuni di questi libri sono stati tradotti anche in italiano. I suoi testi sono stati molto una grande fonte di ispirazione e riecheggiano anche le sue parole nei testi che sono stati letti dagli studenti. André Gorz était quelqu'un qui était profondément attaché au projet de la modernité, qu'on pourrait résumer vraiment très brièvement en disant que finalement la promesse de la modernité, c'est de donner à chacun la possibilité de mener la vie qu'il choisit, de
poursuivre sa conception de la vie bonne, de la vie réussie. Voilà le projet de la modernité. Et c'est cela que Gorz avait à l'esprit quand il parlait d'autonomie, et en particulier d'activités autonomes, ces activités qui nous permettent précisément de poursuivre nos projets de vie. Sì, Gorz era molto attaccato alla modernità, al concetto di modernità che potrebbe essere riassunto, diciamo, nel modo seguente, cioè la promessa della modernità è quella di consentire a ognuno di noi di fare la vita che desidera fare. E Gorz parlava di autonomia, di attività autonome che appunto consentono a ognuno di noi di seguire, di fare il proprio progetto di vita. Le problème pour Gorz, c'est que quand la modernité devient la modernité capitaliste, c'est l'activité hétéronome qui domine, c'est-à-dire l'activité dont les fins sont déterminées par les autres, par le patron, l'entreprise privée ou par l'État quand on travaille dans un secteur public. Et donc, le travail hétéronome prend une place considérable et les activités autonomes disparaissent quasiment. Donc, pour Gorz, ce qu'il fallait faire, et c'est pourquoi il a défendu vers la fin de sa vie le revenu de base, c'est augmenter le plus possible l'espace des activités autonomes, l'espace des activités qu'il appelait hors travail. Sì, il problema per Gorz è che se la modernità diventa capitalista, allora subentrano, hanno, come dire, si sviluppano maggiormente le attività eteronome, cioè quelle attività i cui fini sono definiti da altri. Questi altri sono lo Stato, sono i padroni, sono le imprese, e quindi le attività eteronome assumono un posto sempre più importante, mentre le attività autonome vanno a scomparire. Quindi, secondo Gorz, è necessario aumentare lo spazio delle attività autonome, cioè quelle attività che vengono fatte nel tempo libero. Puisqu'il me reste peu de temps, brièvement dire que, bien sûr, Gorz était conscient du fait, et je pense que c'est très important de le souligner, que le travail hétéronome ne pourra jamais disparaître. Le travail hétéronome restera, mais il est important, grâce aux innovations techniques, grâce aux hausses de productivité, de réduire l'espace de travail hétéronome pour ensuite, grâce à ces gains de productivité, fournir à chacun un revenu de base qui lui permette de poursuivre ses activités autonomes. Donc il y a vraiment cette distinction, d'une part l'hétéronomie, d'autre part l'autonomie. En relisant Gorz, j'ai trouvé que la distinction était utile, un peu trop caricatural à mon avis. On a bien sûr, on peut se réaliser dans le travail dit hétéronome, et tout le monde n'a pas la même capacité de jouir du temps libre et de l'activité autonome. Mais je pense que cette distinction nous est utile quand on réfléchit à l'avenir du travail. Sì, Gorz sa perfettamente che il lavoro eteronomo naturalmente non potrà mai scomparire completamente, resterà, però grazie all'aumento della produttività, grazie allo sviluppo tecnico, tecnologico, è possibile ridurre lo spazio delle attività e del lavoro eteronomo, e quindi dare, concedere a tutti il reddito di base affinché tutti abbiano la possibilità di svolgere delle attività autonome. Quindi abbiamo questa, come dire, questa differenza fra attività autonome e attività eteronome, e questa differenza, questo rapporto fra le due è assolutamente molto importante. Naturalmente dobbiamo anche dire che è possibile anche realizzarsi, sentirsi realizzati nelle attività eteronome, però allo stesso tempo avere la possibilità di godere delle attività autonome, quindi quelle del tempo libero. Grazie, adesso siccome dobbiamo chiudere, siamo davvero in ritardo, faccio una domanda e per favore un minuto e mezzo per rispondere. La pandemia ha rivoluzionato l'organizzazione del lavoro, abbiamo lavorato in emergenza, in smart working o
a distanza, perché non è un vero smart working, per 2 anni e mezzo adesso si dibatte su come dovrà cambiare l'organizzazione del lavoro. Però io vorrei chiedere a ciascuno dei nostri ospiti, ma in 1 minuto e mezzo, secondo voi qual è l'organizzazione del lavoro più efficace, più efficiente, e quale sarà il modello che prevarrà alla fine? Grazie. Iniziamo da Garibaldi. Grazie. Ci sono 2 grosse tendenze in atto. Una è il tentativo di trasformare la settimana a 4 giorni, quindi e su questo addirittura c'è un'esperienza concreta in Portogallo in essere in questo momento, e quindi ci sarà anche un libro su questo con il mio coautore, quindi ho fatto la pubblicità, che uscirà in Italia venerdì è il nuovo sabato, e quindi sostanzialmente avere una settimana di 3 giorni, oppure in un'organizzazione su 5 giorni, un modello a cui si sta potenzialmente tendendo è 3-2, senz'altro negli Stati Uniti, in parte in Italia, cioè 3 giorni si lavora a distanza e 2 giorni si lavora in presenza. Grazie. De Masi, lei cosa pensa? Qual è il modello vincente di domani del lavoro? Nessun lavoro? Io credo che siamo in una fase di forte... nessun lavoro, se per lavoro si intende quello della catena di montaggio, nessuno lo può fare la macchina in modo molto più preciso e molto più veloce. Quando noi usiamo una sola parola, lavoro, per dire che un facchino lavora, un minatore lavora, un professore lavora, uno studente lavora, un poeta lavora e così di seguito, e in questo modo offendiamo il facchino, il minatore e così di seguito. Ma dovremmo... smart working o no smart working? Ibrido o tutti in presenza? No, le dico di più. Secondo me, proprio in sintesi massima, io credo che noi andiamo verso questa situazione. Poi si blocchi o meno, si torni indietro, ma poi si va avanti. Comunque il trend è questo. Progressiva riduzione dell'orario di lavoro. Garanzia sicura di un salario minimo. Automatizzazione di tutto il lavoro automatizzabile, destrutturazione di tutto il lavoro destrutturabile, quindi di smart working, garanzia di un reddito di cittadinanza, garanzia di un reddito universale, e elevare il più possibile la cultura generale della popolazione. Io credo che questi sono i trend non bloccabili. Si può bloccare per breve tempo, ma là si va a finire. Grazie professor De Masi. Io volevo ringraziare tutti voi. Purtroppo c'è un altro appuntamento, siamo davvero in grandissimo ritardo. È stato super interessante. Grazie ai nostri ospiti e grazie al pubblico. Grazie.